quando si sgomberano, che soluzione troviamo? Guardate. Siamo sgomberati, signora. Siamo noi sgomberati. Ma adesso dove andate? No, ma stiamo anche noi. Cosa ci dà? Sì, andiamo con qualche terreno, ci deve trovare. Venerdì 10 maggio a Giugliano, provincia di Napoli, un campo rom di circa 400 persone viene sgomberato. Questo era il campo rom, vedete ci sono ancora i vestiti e tutti gli oggetti personali, c'è anche un peluche di qualche bambino. Qua ci stavano sicuramente le tende e le roulotte e i camper. Circa 75 famiglie iniziano a vagare nei comuni limitrofi e arrivano nella zona di Villa Literno. Qua ci sono tutte le persone che stavano nel campo rom a Giugliano e adesso hanno fatto sosta qua. Sulle mezzo di strada andiamo. Noi ci siamo visti arrivare solo questi poveretti con questi camici sgangherati sul nostro territorio. La soluzione per noi in questo momento è, insomma, anche in maniera egoistica, liberare il territorio, perché vediamo, non ci sono servizi, non ci sono servizi igienici, bagni, nulla. 215 minori, 370 persone. Ma voi sapevate di questo sgombero? Ci hanno avvisato prima un mese di trovare un alloggio. Purtroppo non ci accetta nessuno. Il comune, infatti, aveva previsto una sovvenzione di 5.000 euro per famiglia nel caso in cui i rom avessero presentato un regolare contratto d'affitto. Abbiamo provato a prendere l'elenco degli affittuari e nessuno ne ha risposto ad affittare. E così lo sgombero è avvenuto senza trovare prima una soluzione. E doveva provvedere, lo Stato doveva vedere dove mandarli. Chi l'ha mandato via da Giugliano? Quelli dovevano provvedere dove dovevano andare, non è che dovevano andare qui. Dovevamo appoggiarci da qualche parte, che già conosciamo le zone, conosciamo qua intorno, siamo residenti a Giugliano, siamo cittadini giurianesi. Ecco, vedi quante macchine ci sono, 70-80 macchine. E più ancora ci sono là, vedi? Ancora ci sono pure là. Vedi? Che cosa vorreste? Una casa, che ci almeno un sistema una volta per tutte. Siamo sempre nei campi da 30 anni. Basta, siamo stufati di questi campi, di questi sgomberi, di queste cose qua. Si stanno spostando nuovamente, stanno per partire. Dopo qualche ora, in accordo con la questura, decidono di ripartire. Cosa dobbiamo fare, mamma mia? Ci sgomberano tutti quanti. Voi siete nati in Italia? Sì, sì, anche cittadini. Torniamo al nostro paese, Giugliano! La sera stessa dello sgombero tornano a Giugliano, a poche centinaia di metri da dove stavano prima. Questo è l'ingresso del nuovo campo.